Ciao ragazzi, ansia, pazzesca, che racconto. Grazie, va. Grazie intanto per aver accettato questo invito, perché so che è un orario particolare. Avete mangiato? Sì, certo, già prima. Certo. Io, siccome mi hanno detto, ragazzi, allora, la diretta si può fare solo alle 13, perché la Sansonna dopo non è disponibile, allora io ho detto va bene, pur di non perdermi questa diretta facciamo, però vedi, per il proteine. Stefi, sei informissima, ti vedo bellissima. Brit, vabbè, è per la diretta. Fantastiche, sì, bellissime. Ascolta, vabbè, allora, prima di cominciare questa chiacchierata, volevo chiedervi una cosa, volevo dirvi una cosa, ma vi siete date appuntamento da qualche parte voi tutte le attrici? Perché io ho delle schede che mi arrivano, praticamente dove chiedo delle particolarità sulla vostra vita, sui vostri sogni, sui vostri desideri, e siete 4 su 4 che mi hanno risposto sul superpotere, il teletrasporto. È vero. Sì. Dove vi siete date appuntamento, ragazzi, col teletrasporto? Allora, intanto io sono sempre in ritardo, quindi quello per me sarebbe perfetto. Ti servirebbe. Sì, dai, io sono già arrivata. Alla grande. Brit, perché vuoi il teletrasporto? Dove vuoi andare col teletrasporto? È la cosa più semplice, anche con sto Covid, che almeno così sono a casa in Belgio e torno subito per l'allenamento. C'è una figata, secondo me. Senti, intanto riesci a tenerlo fermo quel telefonino? Sì. No, ma è lei che si muove, non ce la fa. Sì, è piena d'energia. Brit, io non ti conosco benissimo, no? Perché ho imparato a conoscerti guardando in mezzo al campo, però a sentir dire quello che mi raccontano un po' di te, sei una ragazza proprio piena di energia, cioè che bisogna tenere legata alla sedia per farla stare ferma. Vero? È così in campo, però fuori campo un po' più tranquilla. Sei tranquilla? Mi dai lì? No, non è peggio. Guarda l'energia. Non era colpa mia, era colpa di Stefano. È iniziato così. Io, uscita dalla macchina, mi ha subito attaccato. Cioè, cosa devo fare? Scusa, tra l'altro, scusa, regia, me lo puoi rimettere un attimo da capo? Perché cioè, gli hai dato un cartone in faccia. Botta. Cazzotto in faccia. Fantastico. Mamma mia, che ridi quel giorno. Ragazzi, intanto come state? Beh, basta. Come state? State bene? State in forma? Tutto bene. Benone. Bene, sono contenta. Senti, ascolta, Brit, ma la Sansonna, visto che siamo a ora di pranzo, ti ha mai invitato a pranzo? Perché lei ha una tradizione... Mai? Tradizione barese... In cucina niente, Stefi? No, io sono brava a cucinare, è un parolone, però è una cosa che mi piace, è soltanto che ci siamo riunite ovviamente poco, anche per il Covid, una roba e un'altra, devo dire la verità, non è capitato. Abbiamo fatto invece a settembre, quando ancora si poteva, siamo state un po' più insieme, però l'invito a casa è ancora una cosa che... diciamo mi sì, esatto, vabbè. Un po' forzato. Rimandiamo, e poi, rimandiamo a tempi migliori, rimandiamo in tempi. Ma poi sì, no, la vedo tutti i giorni. Ma anche a pranzo la devo avere e basta. Allora, ti dico una cosa. Sì. Ti dico una cosa. Allora, quando giocavo, per qualche anno ha giocato con me Carmen Turrea, che tu conosci molto bene. Ok? E molto, mi facevo una tenerezza pazzesca, perché ogni giorno le chiedevo ma cosa mangi, e questa mangiava panini, patate fritte, nonostante il fisico, insomma. E l'ho cominciata ad invitare a pranzo a casa mia. Dopo un po' ho smesso,
perché mi costava più di un figlio all'università, mangiava una roba imbarazzante, una roba pazzesca. È vero. Senti, Stefi, allora entriamo un po' dentro a questi, anche perché ho avvisato tutti quelli che ci seguono sanno che abbiamo 30 minuti esatti, perché poi voi avete una serie di impegni nel pomeriggio e che io non voglio intralciare. Vabbè, parlando di te. Ma noi siamo allora tanto contente, dimmi. Bene, ottimo. Senti un attimo, ti volevo dire, tu ormai sei un'istituzione a Novara. Ovviamente, no? Cioè, sei praticamente candidata a sindaco. Prima di fare le delibere, chiamano te, secondo me, a Novara. Allora, guarda, in questo Novara, tu no, vuoi finire la tua carriera? Dicelo oggi, vuoi finire la tua carriera a Novara? Guarda, io penso di essere passata da sindaco a, l'ultima cosa che mi è stata detta dal mio presidente, Zlatan Ingonnella. Ora, spero non per il naso, ecco. No, però vabbè, a parte questo, c'è un modo per sentirti un pochettino? Io ti sento lontanissima, proprio tanto tanto lontana. Sì, quindi non so se provo ad avvicinarmi un po'. Sì, avvicinati un pochino, perché tu sai che io sono anziana, ho gli acufeni e anche un'ipoacusia che mi è cominciata a scendere l'udito, hai capito? Perché c'è una certa età io, non so come la Brit nel fiore della sua giovinezza, hai capito? Vabbè. Comunque, insomma, tornando a noi, vabbè, Novara a te ti ha regalato praticamente le più grandi soddisfazioni, perché ti sei tolta diversi schizzi. E se ti parlo di Berlino... Berlino è la notte che non si dimentica mai e che mai dimenticherò nella vita, per diversi motivi, perché era la prima finale di Champions e poi perché l'abbiamo vinta, come l'abbiamo vinta, avevamo appena perso lo scudetto e rigiocavamo contro la stessa squadra l'ennesima volta e abbiamo fatto una partita straordinaria, quindi lo sport insegna proprio che cadiamo tante volte, ma abbiamo la possibilità subito di rialzarci. Io dico che secondo me voi avete avuto la fortuna, per quelle che ci sono state in quella Final Four, avete avuto la fortuna di vivere una delle pagine della pallavolo europea più belle in assoluto che si siano mai giocate. Al di là del fatto del livello tecnico espresso, al di là del fatto che c'erano per la prima volta due squadre maschili e due squadre femminili in una finale, ma entrare in quel palazzetto e tutto quello che sono riusciti ad organizzare, credo che secondo me siano tremate le gambe praticamente a tutte, anche alle veterane, o no? Sì, sì, è stata una roba meravigliosa e... Guarda, in questo momento sono al palazzetto e non vedo l'ora, non vediamo l'ora di avere qui tutta la gente, tutti i tifosi, perché manca tantissimo questa roba qui. Ok, vabbè, Stefi, lo so. Le vuote. Dai, lo so, speriamo che finisca lo so, in fretta lo so. COVID, perché ne abbiamo bisogno, come respirare, abbiamo proprio bisogno della gente, del contatto, tutti quanti. Brit, tu sei arrivata a Novara e non hai ancora avuto modo di vedere il palazzetto pieno. Nessuno, molto, cioè, fa proprio strano, però io sono già contento che almeno giochiamo e che non siamo chiusi a casa come l'anno scorso, è già tanto per me, però è vero che sono arrivata a Novara e non ho visto ancora nessun tifoso, però devo dirti comunque che online mi scrivono tantissimi messaggi e danno anche il supporto così, e è bello di vedere che anche se non riescono a venire al palazzetto, che comunque sono con noi, è bello, cioè proprio... Lo so. Tu hai avuto la fortuna di giocare comunque nel palazzetto di Busto pieno di gente, quindi perlomeno ti sei goduta fino ad un certo punto. Adesso aspettiamo un attimo che arrivi la possibilità di riavere il pubblico nei palazzetti, perché secondo me è proprio, diventa come una prima volta per tutte le giocatrici, no? Rientrare, l'emozione da vivere, sarà sicuramente una cosa bellissima e speriamo tutti davvero che capiti velocemente. In questo momento l'unico modo
modo per vedere la pallavolo è su LWF TV. E scusate, adesso faccio come Barbara D'Urso, abbiamo un tassativo, 20 secondi, un attimo, state lì e noi mandiamo, lanciamo il nostro spot, solo 20 secondi, grazie. Come può? Vivi l'emozione di tutta la Serie A femminile con LWF TV. Registrati, abbonati e divertiti. Tutto il volley femminile, dove e quando vuoi. Scopri tutte le offerte su lwftv.com. Eccoci qua di nuovo, veloce, subito, siamo qua da voi. Allora ragazze, voi siete le beniamine del pubblico, l'ho detto anche la settimana scorsa a Francesca, l'ho detto a Giulia, insomma, tutti vorrebbero assomigliare agli sportivi, no? Siete dei supereroi, ok? Però voi avete incarnato il ruolo di supereroe alla lettera, perché abbiamo delle immagini che documentano, guarda di qua, cioè Steffi, imbarazzante. Mamma mia! Sì, perché le ragazze si chiamavano Hulk. Ma cioè, fa impressione questa foto, eh? Devo dire che non ti rende giustizia, sei molto più carina dal vivo, però rende l'idea della tua cazzimma quando giochi, questo sicuramente, perché se c'è una cosa che apprezzo di te è veramente la cattiveria quando sei in campo, e devo dire la verità che la Brit ti viene dietro e ti segue a ruota, perché è un'altra di quelle, guardala qua. Fantastiche, queste sono state realizzate da un super tifoso della pallavolo, ha realizzato queste immagini meravigliose, cioè proprio ti lasciano pensare a come veramente siete viste. Però diciamo che questa storia dei supereroi ha una storia, nasce, guarda, ecco anche qua, bella. Ma chi siete? Piccinini, Chirichella, Sansonna? Sì, c'è una storia di c'è una storia di Wonder Woman dietro. C'è una storia di Wonder Woman dietro questo. Me la devi raccontare. Me la puoi raccontare? Allora, sì, te la racconto. Devi sapere che Novara ha fatto diverse finali scudetto e le ha perse. A un certo punto siamo riuscite a raggiungere l'ennesima finale scudetto ed eravamo in albergo a Modena. Il giorno dopo avevamo appunto l'ennesima finale, c'era tanta tensione proprio perché Novara ne aveva perse diverse, e il mister ci dice: ragazze, mi raccomando, andate a dormire, riposatevi, che domani sarà una grandissima giornata. Erano tutti molto nervosi. Io ero in camera con Barun, e con Caterina Barun, e avevo portato in trasferta il giorno prima della finale scudetto, dei costumi di carnevale, Consu. No, numero uno. Con tutti i supereroi, e io mi sono vestita da Wonder Woman, ma proprio col mantello, con la corona, con gli stivali, e le altre mie compagne con altri abiti. Abbiamo chiamato il fisioterapista, perché tu sai che noi facciamo le terapie chi più chi meno, certo, prima di una finale, e siamo arrivate tutte in camera di Alessio vestite da supereroi. Siamo morte dalle risate, le terapie non le abbiamo più fatte, abbiamo fatto un casino, e poi zitte vedevi chi col mantello, chi con la corona, chi con lo scettro in giro nel corridoio, che poi siamo rientrate nelle nostre camere. Fantastico, cioè scusa, mi puoi massaggiare questa spalla? Fantastico. Numero uno, avete vinto il giorno e dopo. Quindi siamo arrivate vestite da carnevale nella stanza del fisioterapista, che ha detto: sei inginocchiato? Ho detto: no, voi siete il top, sei inginocchiato. Non abbiamo fatto più niente. Le risate, ci siamo divertite. Avete vinto il giorno dopo, Stefi? E soprattutto abbiamo vinto il nostro primo scudetto. C'era anche lì tanta gente da Novara, è stata un'emozione grandissima. E a significare proprio che è chiaro che alle spalle c'è un duro lavoro, tanta resilienza, sopportazione, guardare avanti, tanta grinta, eccetera. Però è anche importante tenere libera la testa, libera la testa. Ma sì, guarda, adesso tutto è il divertimento.
Lo so, sono d'accordo con te perché ti dico, guarda, io ho vissuto una situazione analoga nell'ultima mia finale scudetto, ok? Vincevamo 2-0, avevamo 2-0, ne mancava una terza, che giocavamo a Modena fuori casa e quindi quella l'abbiamo persa, per cui siamo andati 2-1. Però avevamo una quarta in casa dove non vinceva mai nessuno, ok? Quindi eravamo 13-9 al tie break, io già nella mia terza dove dovevo andare a festeggiare, ok? Morale della favola, siamo 15-13 al tie break, quindi andiamo due pari e giochiamo la quinta partita a Modena, ok? Con 5.500 persone. Facciamo allenamento il venerdì, una roba scandalosa. All'epoca il mio allenatore era Massimo Barbolini, che tu conosci molto bene. E Massimo! Venerdì sera cena, avevamo cena il sabato pomeriggio, la quinta finale scudetto. Praticamente dico, Massimo, dobbiamo fare qualcosa. Lui ci lascia andare fuori a cena pizza e birra, dove ti dico, sembrava più la fine del campionato che non la finale scudetto. Sembrava la squadra che si trovava alla fine del campionato, non puoi capire cosa abbiamo fatto. E immagina cosa è successo il giorno dopo. Avete vinto? Abbiamo vinto, questo per dire, no, che sì, tante volte ci vuole un po' di leggerezza mentale, ci vuole un po' di tranquillità, arrivare proprio troppo sotto pressione forse non fa così bene. E la cosa che mi fa pensare è proprio il modo di veder giocare Britt, perché quando Britt gioca, lei si diverte sempre, mi dà l'impressione di essere una giocatrice, a parte la cattiveria, che la vedo nella sua faccia, no? Però la leggerezza che probabilmente ti fa fare delle cose difficili nei momenti difficili, è vero o no, Brit? Io quando sono in campo l'unica cosa a quella che penso è di divertirmi, io ogni giorno mi sveglio per fare la cosa che a me mi piace fare, giocare a pallavolo, e per il resto provo di non pensare troppo perché so che sono una che deve essere in campo con il sorriso e basta. Se no, brava. Così è, ma così riesci a dare energia positiva alla squadra. Questo è il modo migliore per fare bene. Comunque, insomma, vabbè, al di là di questa parentesi pallavolistica, torniamo alle cose extra. Voi siete due amanti degli animali, no? Avete due cani. Sì. Quelle che durante il lockdown hanno stressato i cani per portarli fuori a fare la pipì e uscire ogni 10 minuti, è vero? Mamma mia, io ero tutto il tempo fuori col cane, cioè almeno avevo una scusa per uscire, e poi io ero ancora a busto e anche le mie compagne di squadra veniva a casa mia, scusa ma posso portarlo fuori? Va bene, prestami il cane. Il mio cane, sì, esatto. È fantastico. Senti, ma vi incontravate al parco tu e la Sansonna col cane? Che razza? Il cane della Sansonna è un po' troppo grosso per il mio. Madonna, che meraviglia! Il mio cane in realtà è un cavallo. Veramente? La Sansonna non ha un cane. Che razza hai di cane? Che razza è il tuo, Stefi? È un Rhodesian Ridgeback. Viene che non ho mai sentito nominare del peso di... Eccolo! Del peso di 40 kg. Ma sta lì con te a Novara? Sì. E come lo gestisci nelle trasferte? Ma lo mando all'asilo, così la chiamo la pensione. Veramente? Perché il mio veterinario ha anche una pensione per cane, quindi so che il cane non soltanto è in pensione, ok, ma c'è anche il veterinario che se succede qualcosa è sul posto. Ci si organizza come con i figli. Ma Brit, tu invece dove lo lasci? A casa? Lo lasci e c'hai qualcuno che lo va a... No, sì, esatto, ho trovato qualcuno per tenerlo, uno dog sitter, e ogni trasferta lo lascio lì. Ah, fantastico, va bene. No, perché un sacco di noi ormai atleti, io mi considero ovviamente un ex atleta, però tutti hanno la necessità di avere un animale in questo momento sia di conforto. Aiuta pure nei momenti di sconfitta avere un animale, tornare a casa e abbracciarsi anche il cane, pur
da soli o no? E Stefi? Sì, facciamo anche tantissimo perché non ti chiede niente, ma sente tutto, sente le tue emozioni, sente il tuo cuore, quindi noi che siamo sempre in giro, sempre lontane e spesso anche un po' da sole, ecco, è una presenza che è più di un figlio, ecco, per quanto sì, vabbè, io poi la settimana scorsa mi sono vista in televisione il film cioè proprio le lacrime, no? La disperazione totale, vabbè, comunque, insomma, bello, sono contenta che avete degli animali. Ascoltami, Brittu, una domanda, allora, nella scheda io ho chiesto a che età avete cominciato a giocare e tu mi hai risposto da piccola, però nel tuo piccola, perché... Piccola, la mia mamma ha sempre giocato e il mio papà è un allenatore. Allora, no, da quando era piccola, io ero sempre al palazzetto. Io, cioè, dalle storie, perché io non mi ricordo nulla, la mia mamma giocava, il mio papà era l'allenatore della mia mamma e durante i time out la mia mamma veniva a vedere se stavo bene o no e poi dopo tornava in campo. Andava proprio così. Guarda con quale eleganza tiene con quella mano sinistra il pallone in mano. Ecco. Era portata. E comunque, Britti, questo è il pallone con il quale giocavo io, è bianco, te lo dico. Sì, è da anni fa ancora. Lo so purtroppo. Insomma, mi sembra che tu hai fatto la scelta migliore che potevi fare, eh? Non potevi... Sì, ho provato tutti i sport, tutto. A un certo punto mi hanno detto, Britt, ora devi scegliere. E non era neanche così difficile. Subito ho detto pallavolo, basta. Sì, fantastico, guarda, bellissimo, perché ogni tanto, questa foto proprio ti racconta, veramente quando uno ha il destino segnato, quindi fantastica, davvero. Stefi, invece, volevo chiederti una cosa, io so che tu hai... A me non lo chiedere, però. No, quando hai cominciato, che te lo ricordi tu, andiamo troppo in là col tempo. No, era il millennio scorso. La famosa ex millennial, il millennio scorso, lo so. Stefi, no, infatti, no. Guarda, vado, sto sul parliamo di famiglia. Se vuoi, vogliamo parlare della famiglia. Parliamo del fatto che tu mi sa che sei molto legata alla tua famiglia, vero? Te la porti un po' in giro, parti anche nelle manifestazioni quelle più importanti. Fabio Sansonna ti sta guardando, gli zii ti guardano, pure gli zii ti stanno guardando, ti volevo comunicare. Sì, devo fare così, ecco, questo è il rito di famiglia. Perfetto. Damiano, ciao sorellina, sei sempre super, fantastica, vedi, questa è testimonianza di amore puro, la gente salta il pranzo, la famiglia salta il pranzo per vederti. Detto questo, guarda. Chi sono qui? Chi ci sei? Tua madre, tuo padre? Mia madre, fratello? E degli amici. No, sono dei carissimi amici, marito e moglie, che non vedevo da quando ero piccola e ci siamo ritrovati proprio per la Coppa Italia, se non sbaglio. Britt, ti volevo dire una cosa. Fatti invitare nella casa al mare di Stefania Sansonna. Me l'ha già detto. Ok. Ragazzi, allora, siccome manca pochissimo alla fine, perché poi voi dovete andare, voi sapete che noi questa trasmissione l'abbiamo un po' creata per, come dire, riconnettervi con i vostri tifosi. Allora adesso ne facciamo partecipare a questa conclusione di trasmissione uno dei vostri tifosi più affezionati. Eccolo qua. Alessandro. Ciao Alessandro. Come stai, Alessandro? Vabbè, poi mi spieghi lo sfondo. Ciao Stefi, ciao Britt. Ciao. Io mi aspettavo uno sfondo con la squadra di pallavolo, invece qua vedo un missile, un razzo, ma che è? No, questa è dovuta alla mia attività, come dicevo, divulgativa, quindi è uno sfondo di default. Ok. Allora Ale, ascoltami, vabbè, la settimana scorsa abbiamo parlato con Andrea Bastaroli, uno dei capi ultra
degli amici delle farfalle. Tu invece il baluardo Novara, grande sostenitore di queste ragazze. Da 1 a 10 quanto vi mancano? Fuori scala. Fuori scala. Fuori scala. Fuori concorso, eh? Sì, anche perché noi avevamo, diciamo, un po' i nostri riti, perché noi non andavamo soltanto alle partite a seguire le ragazze, ma noi anche in settimana andavamo al palazzetto a seguire gli allenamenti, far vedere, comunque far sentire la nostra vicinanza, ed era anche un po' un come dire, una dimostrazione di amicizia e affetto nei loro confronti, quindi era un po' un rito. Ma è la particolarità del nostro sport, no? Il fatto di, come dire, costruire dei rapporti reali, veri, che non sono semplicemente quelli del tifoso che va a guardare la propria squadra del cuore, no? Ma si sono tante volte dei bellissimi rapporti di amicizia che durano in eterno con le atlete e con i tifosi, no? Questo, il contatto fisico che ci può essere nel volley, che magari manca in tante altre discipline, consente proprio di entrare a pieno nella vita di queste ragazze, no? Sì, sì, assolutamente. Cioè, poi comunque, come dicevi tu, è totalmente diverso da altri sport, come ad esempio il calcio. Nel calcio non hai questa possibilità di avvicinarti ai tuoi idoli, comunque anche a fine partita, che non siano gli idoli della tua squadra, ma che magari siano gli idoli di un'altra squadra, perché ovviamente la pallavolo è uno sport dove gli idoli sono globali, sia del presente che del passato, non hai questa possibilità nel calcio. Nel volley sì. Poi si possono anche scambiare due parole, cioè faccia a faccia, e questo è il bello soprattutto. Comunque, ragazzi, quello che vi hanno regalato a Berlino queste ragazze? No, guarda, è stato assurdo, è veramente stato un qualcosa di fantastico, ma tutto il contorno è stato fantastico, perché come si è svolta la trasferta, le ore di viaggio, perché noi comunque siamo partiti da Novara il venerdì sera alle 9, siamo arrivati alle 2 del giorno dopo a Berlino in pullman dopo 16 ore di viaggio. Siamo rimasti lì, abbiamo visto le due partite, abbiamo festeggiato, abbiamo visto le ultime cose, poi siamo ripartiti e il giorno dopo eravamo ancora al palazzetto a festeggiare la vittoria con le ragazze. La follia. Steffi, poi magari in un'altra trasmissione ti chiederò di raccontarmi il post-coppa. Come l'avete festeggiato, perché secondo me non eravate neanche in grado di intendere e di volere, probabilmente. Sì, però sono le cose che si possono dire, le dirò via web, il resto te lo dico al tempo. Beh, certo, ovvio. Certo. Ascolta, Alessandro, certo, ovvio. Allora, ho detto anche la settimana scorsa, prima o poi si tornerà al palazzetto, cioè voglio dire, questa pandemia un bel giorno dovrà pure finire, no? Allora, lanciamo un concorso a... riuscirà ad allestire la coreografia più bella per il proprio e poi alla fine facciamo una premiazione speciale per il ritorno delle atlete e del pubblico nei palasport, perché secondo me proprio va festeggiato quel giorno, credo io, perché il ricongiungimento anche tra i tifosi e gli atleti è una cosa importantissima, no? Sì, sarebbe veramente bello, sarebbe un'ottima iniziativa. E noi manchiamo dei palazzetti ormai da un anno, quasi un anno, perché a febbraio è un anno che manchiamo dei palazzetti. E ci ha stravolto completamente la vita, perché comunque era un po' un modo per stemperare magari la situazione che hai accumulato durante la settimana lavorativa, e quindi ti ritrovavi con tutti i tuoi amici la domenica in curva o il sabato in curva o andavi in trasferta e dimenticavi tutte le problematiche della settimana, perché eri contento, eri felice, comunque eri con i tuoi amici appunto e ti divertivi, andavi a sostenere la tua squadra. È stato un cambiamento totale di vita anche dal nostro punto Steffi, di vista. Steffi, Alessandro ti promette che ti faranno un bellissimo regalo quando avranno modo di farti vedere cosa sono capaci di fare, quindi Brit, Stefania, immagino che loro vi manchino tanto, perché giocare col pubblico e giocare senza pubblico, onestamente non lo so come
state facendo, perché è veramente difficile, o no? Il pubblico è il settimo giocatore in campo. E noi, quello che ti posso dire è che noi ce la stiamo mettendo tutta, tutti i giorni e anche di più. E li aspettiamo perché prima di tutto vogliamo essere noi orgogliose di noi stesse e della maglia che indossiamo, e poi vogliamo che lo sia anche tutta la città. Ma poi, a parte questo, ragazzi, allora, una cosa voglio dirla, poi magari ci può essere il momento sì, il momento no, anche, ma sono certa, insomma, che anche il peggiore momento della squadra, se messo sulla bilancia, peserà sempre meno delle gioie che una squadra ha saputo regalare a una città intera. Con questa frase concludo, perché abbiamo superato di 5 minuti il collegamento, quindi abbiamo parlato, come si suol dire, e chiaramente devo lasciare queste ragazze ad andare a fare il loro mestiere, che non è un mestiere. Ma posso aggiungere una cosa velocissima? Mi ricollego a come dicevi tu prima di Stefania, che è candidata a sindaco di Novara nel caso di consultazioni. Preciso che Stefania non è candidata a sindaco, ma è candidata alla santità a Novara. No, è una dichiarazione, proprio questa è una dichiarazione di amore vero, amore puro. Infatti Stefania. C'è anche il coro Santa Subito. Va bene, allora però adesso Brit, devi fare breccia nel cuore di questi tifosi, quindi Santa Subito, e allora sindaco faremo Brit fra qualche anno, quando vi avrà regalato delle grandissime gioie. Ragazzi, grazie veramente a tutte e tre di essere stati con me. Grazie a voi, avevo promesso che avremmo passato 30 minuti insieme, ne abbiamo passati 36, però come al solito, insomma, quando si chiacchiera il tempo vola, soprattutto con delle amiche, Stefania in maniera particolare, che conosco da più tempo. Però posso dire a Brit che lei ovviamente non mi conosce perché è troppo giovane, però se tu fossi stata una mia coetanea saresti stata volentieri una mia compagna di squadra, perché il tuo campo è bellissimo, quindi ti faccio i complimenti e continua così, perché sono sicura che la tua carriera sarà piena di grandi soddisfazioni. Ok? Sicuro, tranquilla. Ragazze, buon lavoro. Allora, voi vi lascio andare. Io nel frattempo ricordo ai nostri amici che ci hanno seguito, perché la settimana scorsa, inaspettatamente, perché poi abbiamo cominciato questa trasmissione un po' in sordina, ci hanno seguito veramente in tantissimi, le visualizzazioni sono state tante, quindi oggi abbiamo raddoppiato, per cui l'abbiamo mandato in diretta live questo incontro con Brit e Stefania, per cui noi vi diamo appuntamento la settimana prossima, venerdì prossimo, vi sveleremo in settimana quali saranno le altre due ragazze, ma a turno andremo a trovare tutte le interpreti e le protagoniste del nostro bellissimo campionato. Nel frattempo continuateci a seguire su LWF TV, il campionato è lì, e a voi in bocca al lupo e a presto. Grazie Alessandro, ci vediamo. Ciao, grazie a voi. Ciao. 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 Ciao.